Dai tempi delle quote latte ad oggi il problema non è cambiato. Il latte è un prodotto tipico del nostro territorio, è profondamente a rischio, soprattutto oggi con l'aumento dei costi esponenziali che stanno rischiando la chiusura di moltissime stalle e moltissimi allevamenti. Ne parliamo con l'assessore regionale all'agricoltura Federico Canere, che ci evidenzia le sfaccettature del problema. Ah, oggi per la prima volta ci troviamo ad avere una diminuzione di produzione del latte in Regione Veneto e in particolare a livello italiano. Questo è drammatico ed è dovuto all'aumento dei costi di produzione. Oggi produrre un litro di latte costa 51-52 centesimi, a fronte di 41 centesimi che l'allevatore percepisce o dalla grande distribuzione o dagli intermediari, diciamo, del latte, il che significa che ogni litro di latte si perdono 10 centesimi. Se facciamo conto di una stalla media che una vacca produce 40 litri di latte, 500 vacche in stalla, significa perdere 20-25 mila euro al mese, il che significa che oggi gli allevatori sono costretti a chiudere completamente, a macellare le vacche, a vendere il foraggio, ma significa non riaprire più una stalla. Questo cosa L'aumento dei comporta? costi poi ha un'altra ricaduta nella produzione lattearia e casearia del territorio regionale e anche questo è un problema che oggi forse non si intercetta, ma che un domani potrebbe diventare concreto. Qual è? Il problema è che oggi le stalle stanno chiudendo per l'aumento dei costi, ma significa non avere più latte veneto a disposizione e non avere latte veneto significa non avere i formaggi tipici veneti.